Intanto grazie a voi, perché anch'io penso, come diceva adesso dall'ultimo Mariangela, che appunto questa modalità di discussione che viene proposta attraverso la delibera di iniziativa popolare sia un fatto molto rilevante, poi lo riprenderò proprio alla fine. Perché è un punto che sul serio può fare la differenza. Poi ovviamente, e così poi vengo all'oggetto diciamo specifico del tema seminariale, è bene che per quanto possibile riusciamo a padroneggiare per bene la materia. Però insomma non c'è dubbio che però questa è prima di tutto una partita politica di prima grandezza. Poi ovviamente, dicevo, bisogna patroneggiare per bene la materia e quindi io, visto che anche il primo di questo ciclo di tre seminari, parto proprio, come dire, dai ragionamenti di base sull'azienda speciale. Poi ovviamente nel corso della discussione possiamo approfondire maggiormente questo e quell'altro aspetto. Però insomma diciamo che io provo a inquadrare i punti di fondo appunto cos'è l'azienda speciale, qual è il suo regime giuridico, appunto, e poi anche una serie di ragionamenti che attengono in parte al rapporto con le risorse, dal patto di stabilità fino al finanziamento. Intanto l'azienda speciale, come sapete, è normata dall'articolo 114 del testo unico degli enti locali 276 del 2000. Ovviamente l'azienda speciale ha una storia molto lunga perché fu introdotta all'inizio del secolo da Giolitti, poi c'è il testo unico del 1925. Anche qua, brevissima digressione, introdotta da Giolitti, appunto che non era questo straordinario rivoluzionario, appunto come conosciuto. L'azienda speciale viene introdotta diciamo dentro un compromesso tra le grandi culture delle famiglie politiche dell'epoca, quella liberale, quella del solidarismo cattolico, quella socialista, sostanzialmente appunto riconoscendo che per costruire elementi e di supporto all'industria e di diciamo diffusione di servizi, lo strumento più idoneo è appunto l'azienda speciale. Azienda speciale, poi diciamo c'è il testo unico del 1925, però diciamo la sua normazione, appunto almeno quella attuale, appunto sta dentro il testo unico del articolo 114 del 2000. Azienda speciale che in realtà è quella che poi è sempre stata chiamata nel passato azienda municipalizzata. Poi in specifico l'azienda speciale con l'articolo 114 fa un passaggio per cui appunto lì l'azienda speciale viene esattamente definita ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale Provinciale. Con il testo unico si fa il passaggio del fatto che l'azienda speciale, a differenza delle vecchie aziende municipalizzate, acquisisce personalità giuridica. Prima diciamo le aziende speciali municipali, cioè municipalizzate, avevano sia autonomia imprenditoriale ma non avevano personalità giuridica. Avere personalità giuridica comporta il fatto che tu per esempio sei soggetto d'imposta, hai un proprio bilancio, appunto sei anche a tutti gli effetti appunto ente che ha appunto una propria autonomia dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della gestione imprenditoriale. E l'azienda speciale può essere assimilata e definita così anche dalla Cassazione come ente pubblico economico. Ente pubblico, ente di diritto pubblico, ente strumentale dell'ente locale, perché appunto perché è un soggetto che in buona sostanza come dire, deve mettere in atto quelli che sono gli indirizzi costruiti dal Consiglio Comunale,
ente pubblico economico perché c'ha un obbligo di gestione economica col pareggio di bilancio. Questo è un punto di distinzione importante rispetto alle operazioni, perché appunto perché l'obbligo è la gestione economica finalizzata al raggiungimento del pareggio di bilancio, non al fatto di produrre utili, che pure possono essere prodotti, ma che non casualmente nell'economia pubblica e quindi nell'economia delle aziende speciali si chiamano avanzi di gestione, non si chiamano utili, nel senso che può essere, come dire, un prodotto, ma un prodotto subordinato di un'attività che deve essere gestita in termini economici, avendo elementi di efficienza, ma appunto con un obiettivo che è il pareggio di bilancio. Ente pubblico economico che poi c'ha alcuni elementi, diciamo, di ibridazione, perché pur essendo soggetto di diritto pubblico, adotta però elementi del diritto privato, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro. Quindi, per quanto riguarda i rapporti di lavoro, appunto il regime è di totale carattere privatistico e appunto all'azienda speciale si applicano i contratti di lavoro che stabiliscono le parti sociali nella loro autonomia e poi in specifico i contratti di lavoro del settore di riferimento. Quindi adesso guardo Gianni, per le aziende speciali che operano nel settore idrico il contratto di riferimento è il contratto Federgasacqua, ma quando c'erano, ovviamente l'imperfetto perché non ci sono più, le aziende municipalizzate del trasporto pubblico locale si applicava il contratto degli autoferrotranvieri. Quando parliamo di aziende che gestiscono il servizio dei rifiuti si applica il contratto Federambiente, il contratto appunto di settore dell'igiene ambientale. Quando parliamo, anche qua ne sono rimaste non tantissime, per esempio di aziende speciali che gestiscono le farmacie, si applica il contratto del commercio. Quindi il rapporto di lavoro è regolato appunto non con un contratto del settore pubblico, a meno che, come dire, sia l'azienda stessa che stia dentro il settore pubblico. Anche qua ci sono aziende speciali, potrebbero essere aziende speciali nel settore sanitario, in quel caso applicano il contratto della sanità, però appunto si applica il contratto di settore di riferimento e la normativa sui rapporti di lavoro di carattere privatistico. Ovviamente quando parliamo della gestione del servizio idrico parliamo di aziende speciali che necessariamente hanno le caratteristiche di essere aziende consortili. Essere aziende consortili perché appunto essendo che l'affidamento del servizio idrico viene dato ai comuni del lato, necessariamente appunto l'affidamento ha quella caratteristica lì. Tu dovresti, ecco, l'unica eccezione potrebbe essere la città di Milano, ma perché l'atto del comune di Milano è un atto a sé stante, in quel caso questa è una cosa che renderebbe appunto più semplice questo passaggio del comune di Milano, lì non ci sarebbe bisogno di ragionare in termini di azienda consortile perché esiste l'atto città di Milano. Ovviamente se parliamo di SMAT parliamo appunto dell'atto di riferimento, quindi necessariamente appunto parliamo di un'azienda speciale che è un'azienda appunto di emanazione ente strumentale di tutti i 280 comuni che fanno parte del lato, appunto di loro proprietà, che si costituisce col fatto che appunto l'azienda speciale non ha un capitale sociale, ma ha un capitale di dotazione,
che è un punto rilevante di differenza rispetto appunto ai soggetti di diritto privato, che invece appunto hanno il capitale dei soci. In questo caso i comuni non sono soci proprietari, appunto perché l'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale in quanto tale. E questo è un punto già di grande rilievo, perché non essendoci quote societarie non si possono neanche comprare anche, come dire, anche in parte. Ovviamente noi stiamo ragionando sul fatto appunto di arrivare alla costituzione dell'azienda speciale. Questo teoricamente si può fare per tutti gli attuali soggetti che gestiscono il servizio idrico. Ovviamente il caso più semplice è, come nel caso di Torino, quando siamo in presenza di una società per azione totale capitale pubblico, dove il processo di trasformazione è relativamente semplice. È un cambio di natura giuridica regolato dal codice civile, che non ha, diciamo, che parte dal fatto che comunque già per un CPA totale capitale pubblico la proprietà è interamente pubblica, e quindi, come dire, comporta semplicemente appunto il fatto che da un soggetto di diritto privato appunto questo lo si prende e lo si trasforma in soggetto di diritto pubblico. Il processo è relativamente semplice, non comporta ovviamente la necessità di ricorrere risorse aggiuntive, cosa che invece si pone nel momento in cui fossimo in presenza di società per azione miste, pubblico-privato, o per certi versi ancora più complicato, appunto se fossimo in presenza di società per azioni miste quotate in borsa. Però il processo, come dire, è comunque fattibile per qualunque fattispecie societaria. Poi appunto ovviamente se parliamo di società totale capitale pubblico la cosa è relativamente, sì, ci sono alcune questioni diciamo di carattere commercialistico fiscale, però insomma che poi vedono i commercialisti e i fiscalisti, ecco, non è che dobbiamo essere. Per intenderci, da questo punto di vista ARIN, che è l'SPA totale capitale pubblico del Comune di Napoli, che ha avviato il processo, ormai il processo lì, diciamo, dal punto di vista degli aspetti tecnici è già completato. Lì ci sono state alcune questioni anche qua che hanno rallentato il processo di natura squisitamente politica. Lì il processo non è ancora finito, ma perché a Napoli il processo nasce esattamente con l'approvazione di una delibera nel Consiglio Comunale, vado a memoria, ma penso sia stato il 26 di novembre dell'anno scorso, perché dopodiché, dopo il passaggio in Consiglio Comunale, c'è stata la delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione di ARIN. Il processo doveva completarsi a luglio, il processo ancora invece in fase appunto per arrivare al completamento, che dovrebbe essere novembre, ma perché lì, per intenderci, si è dovuti passare attraverso il fatto di aver fatto dimettere l'amministratore delegato di ARIN, perché non ne voleva sapere del passaggio dell'SPA totale capitale pubblico ad azienda speciale. E poi c'è stato un ulteriore punto di difficoltà, perché relativo al fatto di dover definire il piano industriale, ma anche perché ARIN è una situazione un po' diversa, perché ARIN gestisce il servizio idrico del Comune di Napoli, ma non gestisce fognature, depurazione, che sono ancora in gestione diretta del Comune di Napoli. Sì, però con un elemento che dal punto di vista, diciamo, del ciclo integrato invece è un elemento di complicazione. Per cui insomma, dentro questo passaggio che è servito ad allontanare anche l'amministratore delegato, sostanzialmente si è reso necessario il fatto di affrontare un piano industriale, ma per intenderci, Smate è anni che fa piani industriali, ecco. ARIN praticamente non aveva quasi mai fatti, si farà il piano industriale e lì, se tutto va come deve andare, a novembre
al momento della presentazione del piano industriale dovrebbe definitivamente completarsi il processo. Dicevo, questo è il processo relativamente più semplice, ciò non toglie che appunto, torno a dire, il processo di trasformazione dell'azienda speciale può riguardare qualunque soggetto. Adesso il Comitato Romano sta studiando, anche con l'aiuto anche di una società di consulenza, di esperti, la possibilità di ripubblicizzare ACEATO 2. ACEATO 2 è la società controllata da ACEA, che è Multiutility del Servizio Idrico e dell'Elettricità. ACEATO 2 è controllata da ACEA, quello che gestisce il servizio idrico, è il più grande soggetto gestore del servizio idrico del paese. Si sta studiando la ripubblicizzazione, il Comitato Romano, anche sulla base dell'esperienza vostra, ha già deciso che nel momento in cui si lancerà questa cosa, la si farà con una proposta di delibera di iniziativa popolare a Roma. Il processo lì è decisamente più complesso, perché tra l'altro ACEATO 2 produce un sacco di utili, roba c'ha un, adesso vado a memoria, però insomma per parlare di indice aziendale c'è un indice di utile sul fatturato superiore al 20%, è in realtà la gallina delle uova d'oro di tutto il gruppo ACEA, per cui infatti ci siamo posti anche il problema se sono le condizioni per pubblicizzare tutta ACEA o ACEATO 2. Adesso lo stiamo studiando, ma ci stiamo orientando sul fatto di farlo per ACEATO 2. Uno, perché c'è bisogno di meno risorse, ma due, anche perché se si ripubblicizza ACEATO 2 si disfa ACEA. Certo. Ovviamente lì il grado di complicità, oltre dal fatto che trattasi di appunto azienda posseduta solo per il 51% quanto in borsa, lì i soci privati si chiamano con percentuali di circa del 13-14% ciascuno, Caltagirone e Suez. Su ACEA o ACEATO 2? Su ACEA, che ACEA controlla a sua volta ACEATO 2. Per chi non avesse presente, mettiamola così, oltre a Suez, la più grande multinazionale del settore, mettiamo in questi termini, Caltagirone imparentato personalmente con Casini, ecco, mettiamola così, la moglie di viceversa, mettiamola così, insomma. Questo per dire, e lì si sta studiando il processo di ripubblicizzazione con un obiettivo complicato, ma che abbiamo visto può essere credibile, di poterla fare acquisendo risorse, peraltro senza far ricorso a risorse del bilancio del comune. Quindi il vincolo che ci siamo dati, perché ovviamente sarebbe difficilmente presentabile il fatto di dire pubblicizziamo ACEATO 2, però servono, che ne so, 100 milioni del bilancio del comune di Roma, che è messo un po' meglio del bilancio del comune di Torino, ma per la semplice ragione che non si sono ancora scoperti tutti i buchi di Remanno. Quando si inizieranno Roma, poi c'è Roma Capitale, c'è altre robe, però sono convinto che appunto quando si vedranno i conti veri, secondo me appunto. Ecco, insomma, questo per dire che effettivamente appunto il processo di ripubblicizzazione è un processo che appunto che può riguardare appunto tutte le società di capitali. Ovviamente la cosa è molto più fattibile quando parliamo appunto di una società per azioni interamente posseduta dai comuni. Faccio anche un breve passaggio, poi ci avrete appunto il seminario apposito con Fabrizio eccetera eccetera sulle questioni delle forme di partecipazione. Ci tengo a farlo anche se diciamo appunto adesso in questo seminario proviamo a guardare più gli aspetti di natura giuridica, ma per un punto diciamo di tipo politico, e cioè che appunto per noi, penso questo sia chiaro a tutti quanti, insomma, si dà reale processo di ripubblicizzazione non solo nella misura in cui si passa da soggetto di diritto privato a soggetto di diritto pubblico, ma quando si costruiscono nuove modalità di coinvolgimento di cittadini e lavoratori.
Questo è un punto complicato. Per esempio, un punto che, per esempio, la trasformazione di Aria Napoli in Arino Napoli affronta relativamente. Arin prova ad affrontarlo sui versanti, diciamo, degli organi di governo aziendali, nel senso che, adesso vado a memoria, comunque Arin prevede l'apertura del consiglio di amministrazione appunto a due componenti di associazioni, movimenti, appunto della cosiddetta società civile. Poi si costruisce un consiglio di sorveglianza con la rappresentanza dell'azienda, di rappresentanza dei lavoratori e poi anche di consiglieri comunali, una cosa un po' strana. Io devo dire che rispetto appunto a queste questioni, i componenti del consiglio di amministrazione, questo consiglio di sorveglianza le trovo interessanti. Del resto, diciamo, lì chi ha dato un po' il via libera anche questa sperimentazione è stata da ultimo Eau de Paris, appunto, quando si ripubblicizza a Parigi, appunto il nuovo consiglio di amministrazione prevede anche lì l'ingresso di rappresentanti di associazioni, movimenti, società civile, eccetera, eccetera. Però penso che questa sia una cosa interessante, però penso che, come dire, non penso che sia sufficiente porsi il tema, diciamo, della presenza di rappresentanze negli organismi di gestione. Poi qua dentro, questo lo dico anche, diciamo così, da sindacalista, per esempio per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, almeno questa è una posizione che ha sempre avuto la CGIL, che peraltro condivido. Noi siamo sempre nel contrario al fatto che ci sono rappresentanze di lavoratori dentro il consiglio di amministrazione. Io penso che dentro il consiglio di amministrazione abbia senso che ci sono rappresentanti, ci sono fare appunto di soggetti, di movimenti, associazione. Penso che per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, invece, per esempio, può essere utile uno strumento come il consiglio di sorveglianza, che è per esempio uno strumento che fa parte integralmente di, se non si volesse un po' studiare, del modello della cogestione tedesca, sono cose di cose spesso campate per aria che si dice il modello tedesco, e comunque quel modello partecipativo lascia aperto un punto fondamentale del ruolo sindacale, che è il ruolo di contrattazione tra le parti. Cosa che voi capite bene, sarebbe abbastanza impedito se tu fossi anche nella parte, diciamo, di decisione gestionale, che è quella del consiglio di amministrazione. Dicevo, questi io penso possono essere comunque punti interessanti. Penso però che sul terreno, diciamo, della partecipazione negli organi, diciamo, di governo aziendali, penso che metterla solo così non si affronta il tema, diciamo, di come costruiamo una partecipazione dei cittadini, dei lavoratori, rispetto, come dire, a una discussione larga di definizione degli obiettivi strategici. Io da questo punto di vista devo dire, per quello che ci sono esperienze in giro, io per esempio penso che un'esperienza abbastanza interessante l'abbia fatta Grenoble, che è stata, come sapete, uno degli antesignani della ripubblicizzazione. Grenoble è ripubblicizzato ancora alla fine degli anni 90 e ripubblicizza costruendo uno strumento, adesso il nome, insomma, assomiglia alle nostre consulte, però è una roba ben diversa, perché lì affida appunto a rappresentanze del soggetto gestore e rappresentanze dei cittadini la discussione su investimenti, tariffe e qualità del servizio. Tra l'altro, come noto, Grenoble, anche con questo meccanismo partecipativo, a proposito appunto di chi fa il meccanismo partecipativo, come dire, Grenoble anche con questo, e gli amministratori di Grenoble sono i primi a dirlo, ha realizzato risultati molto significativi, per cui Grenoble appunto 10 anni dopo la ripubblicizzazione va triplicato gli investimenti a tariffe invariate.
Quindi, come dire, adesso su questo faccio un cenno per non voglio approfondirlo, insomma, però semplicemente per dire che appunto io penso che noi dobbiamo sempre avere preciso e chiaro il fatto che appunto per noi la ripubblicizzazione incorpora in quanto tale un elemento di più forte partecipazione dei cittadini e dei lavoratori. E questo elemento di partecipazione può stare nel, diciamo, anche sul terreno gestionale, ma ancora prima io penso debba stare rispetto alla possibilità di influire sulle scelte strategiche del servizio idrico. Infine, così lascio spazio anche agli approfondimenti, eccetera, ultimi due blocchi di ragionamenti. Il primo riguarda il tema dell'assoggettamento al patto di stabilità, che è un tema abbastanza delicato. Perché qua intanto va smentita la vulgata per cui le aziende speciali, ma anche le SPA, totale capitale pubblico, sono assoggettate al patto di stabilità. Intanto non è così, a oggi. Nel senso che qua, per quanto riguarda il patto di stabilità, la cosa stava nei termini che addirittura fin dai tempi del 23 bis, quindi parliamo del, prima ancora del, dell'articolo 15 del decreto Ronchi, parliamo del 2008, era previsto che le società per azioni appunto in house totale capitale pubblico sarebbero dovute sottostare al patto di stabilità tramite l'emanazione di un decreto del ministro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Decreto che non è mai uscito. Quella norma lì, appunto, dell'assoggettamento delle SPA a totale capitale pubblico al patto di stabilità è stato riscritto nell'articolo 4 decreto legge 138 di Berlusconi, quello che è stato dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla Corte nel luglio scorso con la sentenza 199. Questo per quanto riguarda l'SPA a totale capitale pubblico. Per quanto riguarda le aziende speciali, invece, la normativa sul patto di stabilità sta dentro il famoso decreto liberalizzazioni crescitario, abbiamo perso il conto se cresce, salva o sprofonda. Ecco, comunque, decreto del gennaio di quest'anno, dove lì, tra l'altro, come avete presente, ci fu un tentativo di attacco pesante del governo Monti alle aziende speciali, perché lì c'era una prima formulazione che alla fine riuscimmo a non far scrivere solo grazie alla nostra mobilitazione, perché lì c'era una formulazione molto insidiosa che diceva che le aziende speciali potevano gestire solo servizi pubblici non di rilevanza economica, sottintendendo che il servizio idrico era ancora di rilevanza economica e quindi per quella via lì volevano togliere tutta la possibilità della gestione tramite aziende speciali. La cosa era stata scritta in una bozza che girava, intervenimmo, come vi ricordate. Abbiamo fatto un po' di cinema al Ministero dell'Economia, un po' dappertutto, alla fine quella roba lì non è entrata. È invece entrato il ragionamento per cui lì, appunto nel decreto di liberalizzazione, si dice che dal 1 gennaio del 2013 le aziende speciali saranno sottoposte al patto di stabilità interno degli enti locali sulla base di un decreto, anche qua, da emanare da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro ottobre di quest'anno. Ora, questa è la situazione, quindi non c'è soggettamento al patto di stabilità nelle SPA totale capitale pubblico, nelle aziende speciali, per la semplice ragione che quella è una previsione sottoposta all'emanazione di un decreto. Decreto di cui non si vede l'ombra per l'intanto, tenete presente, anche se non lo dicono, il governo è abbastanza ingolfato perché appunto a proposito di cresci, salve eccetera eccetera, deve fare qualcosa come 400 provvedimenti tra decreti e altre robe di questa natura per dar corso a questi mirabolanti provvedimenti, quindi del decreto per adesso non si vede l'ombra. Nel frattempo, peraltro,
appunto è stato dichiarato illegittimo l'articolo 4 del decreto legge 138, dove lì è esattamente previsto che per l'SPA totale capitale pubblico appunto l'assoggettamento si fa tramite decreto, ed è sufficientemente chiaro, anche se pochi l'hanno commentato, che è illegittimo anche quel punto lì. Poi noi diciamo, questa però la dico a tra di noi, che in termini estensivi questo fa decadere anche l'assoggettamento al patto di stabilità delle aziende speciali. Poi detto fra di noi un po' forzata, ma come dire, io ormai come dire, in questi anni mi ho imparato anche alcune cose di diritto, perché l'esperienza si fa sul campo. Una delle cose che ho imparato è che, come dire, il diritto è una roba in cui praticamente si può dire una cosa anche sul contrario, quindi è una cosa in cui qualcuno diceva che il diritto faccia parte della sovrastruttura, ecco, come dire, a me le robe che semplicemente, come dire, tutte le interpretazioni che sono girate in questi anni, come dire. Per cui io penso che noi dobbiamo legittimamente sostenere che a questo punto non c'è assoggettamento al patto di stabilità né per l'SPA totale capitale pubblico, perché appunto è stato dichiarato illegittimo l'articolo 4 e quindi analogicamente neanche per le aziende speciali. Peraltro c'è un ultimo particolare che in parte abbiamo richiamato anche se in modo un po' criptico anche nel documento, ma in modo un po' criptico anche volutamente, qua invece sono più esplicito perché abbiamo utilizzato un po' la roba del non sollevare troppo una questione, perché forse non, neanche quelli che scrivono adesso non sono accorti, perché a proposito del primo provvedimento, quello ancora del 23 bis, che fu il primo che diceva che bisognava emanare il decreto per assoggettare l'SPA totale capitale pubblico al patto di stabilità, lì intervenne la Corte Costituzionale con la sentenza 325 del 2010, una sentenza lunga, 50 pagine, 325 del 2010, una sentenza per noi non molto bella, perché fu la sentenza con la quale sì, la Corte diceva esplicitamente che il servizio idrico ha rilevanza economica. Fu in parte quella sentenza che fu anche una risposta alla nostra grande campagna di modifica degli statuti. Infatti qualcuno si ricorderà, fino a quella data lì, noi compreso qua a Torino, abbiamo fatto la campagna, abbiamo acquisito modifiche statali dicendo servizio idrico più rilevanza economica, da un po' di giorni, da dopo quella sentenza abbiamo iniziato a scrivere servizio di interesse generale, perché quella sentenza era fatta apposta per bloccare quella roba lì. Però, siccome bisogna leggere anche tutte le pieghe, lì tra le varie cose si diceva che invece la normativa dell'articolo 23 bis che assoggettava appunto l'SPA, la totale capitale pubblico, il patto di stabilità, era una normativa illegittima, perché veniva sollevato un vizio di forma, magari insomma non molto consistente, che però potrebbe aiutarci, perché la norma diceva che il decreto ministeriale che avrebbe assoggettato il patto di stabilità l'SPA totale capitale pubblico lo si doveva fare sentita la conferenza unificata Stato-Regioni. La Corte intervenne dicendo che non bastava il fatto di sentire la conferenza unificata Stato-Regione, bisognava almeno che ci fosse l'espressione del parere della conferenza Stato-Regione. Può essere una roba un po' di là da caprina, che non basta sentirla ma ci vuole l'espressione del parere, e però la Corte giustificava, con un ragionamento anche una certa sottigliezza, però così, la Corte diceva la materia dell'assoggettamento del patto di stabilità è una materia finanza coordinata tra il livello centrale e quello territoriale, e perciò è materia concorrente di legislazione, non può essere affidata solo alla legislazione nazionale, e quindi bisogna che la conferenza unificata, dove ci stanno dentro gli enti locali e le regioni, debba poter esprimere almeno un parere. Può sembrare una roba un po' sottile, però la Corte l'ha dichiarato costituzionalmente illegittimo quella procedura, e quella procedura è la stessa che c'è scritta nel decreto liberalizzazione sul quale si dovrebbe fare il decreto entro fine ottobre. Quindi entro fine ottobre non si sa se si fa,
non abbiamo notizie e pensiamo che, speriamo che sia da domani. Anche se lo fanno, noi diciamo che è illegittimo perché la Corte è intervenuta con l'articolo 4 e in ogni caso, anche se lo dicessero così, noi gli diciamo che c'è la sentenza 325 che ha detto che c'è un vizio di forma che però lo rende illegittimo perché non c'è l'espressione del parere della conferenza unificata. Se volete, sulle argomentazioni un po' da... questa la tagliamo. Questa la tagli, un po' delle gulei, però insomma, però le utilizziamo, nel senso che appunto utilizziamo esattamente il fatto che siccome una delle obiezioni sostanziali è appunto come si fa col patto di stabilità e noi diciamo che intanto non c'è e secondo noi non ci sarà e anche se ci sarà sarà illegittimo. Infine, il ricorso all'azienda speciale, ecco, devo dire, ovviamente anche questo è un punto rilevante, è, come dire, è stato esattamente nuovamente possibile dopo l'esito referendario. Anche questo è un punto che va sottolineato. Perché anche qua in giro ci sono interpretazioni un po' furbette anche del primo quesito referendario. Il quesito referendario ha tolto l'obbligo alla privatizzazione, ha stabilito che c'è la normativa comunitaria, quindi c'è la libertà di scelta, però qualcuno dà interpretazioni capziose che la libertà di scelta non è più quella che era confinata alla situazione precedente, in cui la libertà di scelta, appunto prima, ancora prima dell'articolo 23 bis, era tra la gara, la società mista e l'SPA a totale capitale pubblico. Appunto, il fatto di fare riferimento alla normativa comunitaria significa la possibilità piena del ricorso alla gestione pubblica fatta tramite enti di diritto pubblico. Questo peraltro, oltre di noi, questo per esempio è riconosciuto dalla giurisprudenza, ma lì c'è stata una stessa nota dell'ANCI nazionale che ha commentato l'esito referendario in questi termini. Io però questo lo dico perché a volte che qua ci sono appunto queste robe appunto un po' furbette che dicono vabbè, alla fin fine dal punto di vista giuridico il primo referendum ha semplicemente tolto l'obbligo della privatizzazione e restituito la libertà di scelta. Certo, restituito la libertà di scelta, però ampliando la possibilità a una forma che prima non era prevista, cioè esattamente l'azienda speciale, che è la ragione per cui appunto Monti aveva approvato un decreto di liberazione a intervenire ed è la ragione per cui, lo dicevamo nella discussione prima di cena, io, siccome il governo si è messo in testa di provare a fare una nuova legislazione sui servizi pubblici locali, io mi aspetto esattamente il tentativo di limitazione dell'azienda speciale. Perché effettivamente, come dire, la roba, cioè appunto anche dal punto di vista giuridico, il fatto di aver ristabilito questa forma è una roba che ha una sua pesantezza. Ed è appunto dal punto di vista giuridico forse il risultato più importante del primo referendum. Poi, in parte ce l'abbiamo già detto questa mattina anche nella presentazione, qua vabbè, le obiezioni rispetto alla percorribilità dell'azienda speciale eccetera eccetera, vi devo dire quelle che sento sono francamente molto inconsistenti e molto politiche. Adesso anche quest'ultimo che citavi te, Mariangela, no? Cioè, è più facile avere i finanziamenti per un SPA piuttosto che un'azienda speciale. Cioè, ragazzi, stiamo scherzando. Cioè, certo, se c'è un pregiudizio politico che bisogna affondare la gestione pubblica, certo che si fa così, si decide che non si danno i finanziamenti all'azienda speciale, ma io, se volete, sono rimasto semplicemente la scuola liberale che, come dire, i finanziamenti alle aziende li si danno sulla base della loro solidità patrimoniale dal punto di vista del conto economico. Questa teoria liberale alla struttura. Ma IRE è smart, IRE non dovrebbe avere un cento di finanziamento. Poi se oggi c'è un problema, ma il San questo, Paolo butta lì il questo per esempio ringraziamo anche la nostra stessa campagna di obbedienza civile, anche il secondo referendum. Oggi c'è un problema che hanno le aziende, che è un problema che hanno sul ricorso al credito, deriva da due ordini di problemi. Uno, che i tassi di interesse sono diventati una roba che ormai viaggiano attorno al 7%. Questo, per intenderci, ed è una delle ragioni per cui proveranno a rimettere la remunerazione del capitale, perché voglio dire, appunto, viaggi su quei tassi lì.
Secondo, una delle ragioni per cui, comprese le SPA tra il capitale pubblico, in questo momento fanno fatica ad avere ricorso al credito, perché le banche giudicano un eccesso di rischio il fatto che c'è una situazione normativa indeterminata sulle tariffe. Indeterminata, perché dopo il referendum, sì, voi continuate a dirci che ci avete 7%, però il referendum è messo in discussione e noi cosa sappiamo di cosa succede fra un anno? Cioè, perché l'autority dell'energia e del gas prima o poi interviene e ripristina l'innovazione capitale? Una delle ragioni è che hanno una pressione fortissima dalle aziende che dicono: guardate che a noi le banche non ci fanno più credito perché non sanno com'è questa situazione tarifaria. E nell'indeterminatezza della situazione per noi questo è un rischio poco sopportabile. Vogliamo avere le certezze. Tant'è che l'autority dell'energia e del gas ci aveva già detto che ora del 15 settembre avrebbe fatto la nuova tariffa con la nuova rivoluzione capitale, abbiamo fatto un po' di conto, attorno al 6%. Adesso lasciatemelo dire a mo' di nanetto, forse dalla loro ha giocato rispetto al fatto che stanno allungando un po' i tempi, il fatto che sono stati un po' sfigati, nel senso che ci hanno annunciati che volevano fare il nuovo sistema tarifario entro il 15 settembre, ce l'hanno detto esattamente in un incontro che stavano avendo con il Forum Nazionale il 20 luglio, in quel momento lì, mentre stavano facendo la discussione con loro, gli stavano praticamente dicendo che li porteremo davanti a tutti i tribunali nazionali, internazionali, con il popolo, se vanno a fare una roba del genere, e è stato il momento in cui è arrivata la notizia, gli abbiamo comunicato che c'era stata dichiarata incostituzionale l'articolo 4 da parte della Corte, quindi è anche venuta bene, adesso devo dire lì sono letteralmente sbiancati, perché appunto avevamo appena finito di dirgli faremo tutto quanto è possibile per impedire questa cosa, e poi mi ha detto: ecco, ci arriva adesso la comunicazione che la Corte che la Corte ha appena dichiarato l'articolo 4, è venuta bene, insomma. Però, insomma, dicevo, per chiudere la riflessione, la parentesi, è evidente che appunto queste obiezioni sono largamente pretestuose. Questo appunto tant'è che io devo dire. Le uniche due obiezioni che ho sentito in giro che provano ad avere una parvenza di obiezione sono l'obiezione abbastanza curiosa: ma non c'è questa grande differenza tra l'SPA totale capitale pubblico e le aziende speciali? Sì. Più o meno la stessa cosa. Io a chi me l'ha detto eccetera eccetera, io banalmente rispondo dicendo appunto: e allora se non c'è questa differenza a maggior ragione qual è il problema per fare l'azienda speciale? Quindi non c'è questa grande differenza. B, l'altro ragionamento è un ragionamento sulla complicazione del meccanismo decisionale, perché a quel punto bisognerebbe passare attraverso non solo l'approvazione del piano programma ma anche dei bilanci preventivi e consuntivi da parte dei consigli comunali, e poi ragioniamo di 280 consigli comunali in questo caso, e quindi bisogna fare una procedura eccetera eccetera. Vabbè, io chi fa queste obiezioni appunto ho avuto modo di rispondere che la nostra idea di democrazia è ancora un po' più complessa, un po' più articolata, per cui è appunto altro che i consigli comunali. Che rivitalizzare i consigli comunali non in primo luogo farebbe bene agli amministratori. In ogni caso, se poi uno vuole stare anche sul meccanismo decisionale in quanto tale, se vuole rispondere così, come dire, anche quello è una sciocchezza, perché appunto il meccanismo decisionale che si mette a mettere in campo, anche dal punto di vista formale, non è esattamente lo stesso del meccanismo decisionale che oggi ci hanno gli ATO. Gli ATO funzionano con 280 comuni, dopodiché le decisioni vengono prese sulla base di una maggioranza, che è solitamente una maggioranza pesata tra numero di comuni e popolazione rappresentata, poi ogni ATO si dà il regolamento in proposito, solitamente appunto si comprende un minimo di comuni, perché come nel caso vostro non può essere solo il comune di Torino che sulla base della popolazione da solo deciderebbe per tutta l'area dell'APE, quindi solitamente si fanno roba incrociata, non le vieta che in termini strettamente formali si possa utilizzare appunto un meccanismo decisionale di questa natura. Ecco. Questo per dire semplicemente che appunto che in realtà appunto io appunto non vedo grande consistenza nell'obiezione.
Ovviamente questa inconsistenza di obiezioni maschera il fatto che però, anche questo è uno degli effetti politici del referendum, che la ragione vera dell'opposizione è che si considera che quella lì è sul serio una gestione vera di carattere pubblico che diventa irreversibile, che rompe il processo di privatizzazione. Però è un'obiezione che ormai, come dire, non osano quasi più fare, perché bisognerebbe dire che si è proprio favorevoli ai processi di privatizzazione. Ecco. Quindi, come dire, questo è l'ostacolo vero, è il fatto che tu appunto nel momento in cui arrivi lì, sul serio, tu fai esattamente il cammino inverso, che è il cammino che dall'inizio degli anni 90 arrivare appunto ai giorni nostri, riporti esattamente lì. E però è poco confessabile questa obiezione. Che la ragione per cui, e finisco su questo, io penso che, come dire, l'iniziativa che avete messo in campo, io penso che sia un'iniziativa che ha una forza intrinseca. E penso anche, tra l'altro, appunto, l'iniziativa che avete messo in campo, io penso possa essere anche, ed è già, come dire, può essere anche un punto che può essere visto anche per mettere in campo appunto le iniziative dello stesso rilievo anche da altre parti. Dicevo prima, per esempio, appunto Roma penso di utilizzare lo stesso strumento, ma Reggio Emilia ha già iniziato a raccogliere le firme, anche Reggio Emilia appunto sulla delibera di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione. Ovviamente questa cosa qua non può essere disgiunta, no? Adesso uso la cosa che ci dicevano i precedenti in circoscrizione, no? Dovete portarla poi la cittadinanza. Io penso che bisogna portargli da sul serio, insomma, no? Perché alla fin fine, come dire, io penso che fanno fatica a rispondere anche alle obiezioni anche dal punto di vista tecnico. L'argomentazione ce l'abbiamo. Ovviamente appunto sappiamo che però, come dire, la partita non si gioca semplicemente. Questo ovviamente non ci esime dall'essere preparati, da sapere anche le questioni tecniche, eccetera, eccetera, non sapere tutte quante, però sappiamo che appunto stiamo giocando una partita che è una partita squisitamente politica, e anche da questo punto di vista io penso appunto il fatto di appunto costruire un elemento come avete costruito voi con la raccolta di firme di consenso attorno ai nostri ragionamenti, quindi è il primo passaggio per riuscircela a fare. Dopodiché, visto che a partire da Margaggi mi avete ringraziato la presenza oggi, devo dire che appunto io ringrazio voi, nel senso più serio, penso che, come dire, se non iniziamo appunto e facciamo l'iniziativa qua a Torino, questo è uno dei punti rilevanti, appunto l'ho già detto, lo ripeto, ma perché lo credo proprio, penso che questo sia un punto assolutamente rilevante rispetto, come dire, alle nostre vicende nazionali. Perché lo sfondamento a Torino, come dire, sarebbe effettivamente un punto di passaggio rilevante. Per certi versi, ancora più, penso per certi versi, forse ancora più rilevante anche di quello di Napoli. Perché ovviamente Napoli, appunto, se le cose vanno in questo modo, avrebbe il grande merito di essere stato la prima città ad aver rispettato l'esito referendario. Ma se dopo una prima grande città in Italia ce ne va dietro un'altra grande città, a quel punto io penso che sia possibile ragionare su un'idea di sfondamento per quanto riguarda la gestione pubblica del Paese. Quindi vi ringrazio. Grazie Corrado, grazie mille. Avanti con le domande. Vai Gianni. Quanto può essere influente la scadenza dell'affidamento rispetto a una possibile campagna di ripubblicizzazione? Mi sembra che a Reggio Emilia sono in questi termini. Se vuoi ti rispondo, magari rispondo subito. Allora, a Reggio Emilia diciamo che la scadenza dell'affidamento per certi versi ci rende le cose più facili, per altri versi ce le complica. Nel senso che, per fare un esempio concreto, Reggio Emilia ha avuto la scadenza della concessione alla fine del 2011,
quindi c'è una sorta di regime di prorogatio. Lì la gestione è fatta da IREN e a differenza di Smart, a differenza di Smart, IREN è controllata da soci pubblici per poco meno attorno al 57-58%, per il resto è quotata in borsa. E quindi ovviamente il fatto che lì sia scaduta la concessione facilita il compito, nel senso che se non fosse scaduta la concessione bisognerebbe porsi il problema di riacquisire, di ricomprare quel 42-43% di quote, invece essendo scaduta la concessione quel problema non c'è più. E quindi questo semplifica. La cosa invece complica un po', perché mentre nel caso di Smart il processo è un processo di trasformazione aziendale, quindi il processo è relativamente semplice dal punto di vista delle norme del codice civile, cioè si prende Smart S.p.A. e si trasforma in Smart azienda speciale. In quel caso lì, siccome IREN ramo idrico, tra l'altro non esiste IREN ramo idrico di Reggio Emilia, perché esiste IREN, nel suo insieme, non è che si possa fare un processo di trasformazione, e quindi bisogna trovare le forme per una costituzione sostanzialmente ex novo dell'azienda speciale, che è una cosa molto più complessa, perché ad esempio io poi, ovviamente anche nella mia esposizione, ho detto i punti essenziali, ma per esempio c'è un punto sui lavoratori che non è così semplice, soprattutto nella questione della costituzione ex novo dell'azienda speciale, perché per esempio c'è parte della giurisprudenza anche rilevante che dice che nel momento in cui l'azienda speciale si costituisce ex novo, le procedure di assunzione devono avere carattere concorsuale. Mentre dentro un processo di trasformazione questa cosa ci riesce a bypassare, perché i lavoratori Smart passano appunto a Smart azienda speciale, in quella fattispecie lì, appunto, di dover costituire una nuova azienda, la barriera del, per esempio, del trasferimento dei lavoratori rischia di essere molto complicata. Dopodiché, come dire, sempre per essere coerente con la tesi esposta prima, cioè che sul diritto si può sostenere tutto, il Comitato Reggiano assieme al Forum Nazionale stanno studiando la ripubblicizzazione, il Forum di Reggio Emilia ha già iniziato la raccolta delle firme, abbiamo chiesto e ottenuto l'attivazione di un tavolo tecnico in provincia in cui esaminare le varie possibilità, e cioè prosecuzione di IRE, e cioè aziende speciali, cioè SPA totale capitale pubblico. Stiamo costruendo l'elaborazione per sostenere la nostra tesi, ovviamente, un po' complessa. Devo dire che anche lì, per la prima volta, e non è un fatto banale politicamente, si è aperta una discussione nel PD reggiano, per cui mentre il sindaco, che peraltro è il presidente dell'ANCI, non si pronuncia specialmente, ma fa capire che sostanzialmente si potrebbe continuare con IREN, la presidente della provincia per la prima volta ha detto che invece si potrebbe pensare allo scorporo del ramo idrico di IREN e di costruire una soluzione pubblicistica. Bueno. Questo devo dire, è un fatto che è significativo, perché anche qua, quindi, insomma, la nostra iniziativa in questi anni è inciso, e soprattutto appunto quando si dice che appunto che bisogna dare una gestione pubblica, a quel punto lì la soluzione è sepiata dal capitale pubblico, l'azienda speciale, è una roba su cui appunto si può sul serio iniziare a discutere. Quindi da questo punto di vista su IREN Reggio Emilia sta lavorando. Analoga situazione c'è a Piacenza, anche a Piacenza la concessione del servizio idrico appunto è finita alla fine del 2011. In più ci mettiamo la situazione di Parma, dove a Parma c'è una situazione, forse avete visto, dopo i risultati elettorali, che riguarda in particolare l'inceneritore, intervenuto alla magistratura, lì IREN in quei tre territori lì balla molto. Adesso peraltro domenica c'è una riunione appunto a Parma dei tre comitati territoriali, appunto, in cui discuteremo con loro anche rispetto al fatto di poter mettere in crisi in prospettiva il progetto della grande multi-utility, perché in questo momento IREN è l'anello debole di quell'affare lì, perché IREN è indebitato fino al collo e da quanto abbiamo capito
Cassa Depositi e Prestiti non gli dà il becco di un quattrino fino a quando non si è rimesso a posto i conti. Cassa Depositi e Prestiti interviene adesso nel processo di fusione tra ERA e ACGAS APS, interviene con 100 milioni di euro, pari al 5% del capitale sociale. Uno dei punti, poi secondo me l'hanno semplicemente un attimo accantonato, però uno dei punti di parziale fermo del progetto della grande multiutility del Nord è esattamente la situazione di IREN. IREN, per intenderci, ha un livello di indebitamento che è 3 volte la capitalizzazione di borsa, cioè una roba spaventosa. Dopodiché, appunto, a maggior ragione proviamo, come dire, a creare qualche contraddizione in più a IREN, probabilmente appunto nei territori dell'Emilia Nord, dove intanto lì c'è l'acqua dentro, a differenza appunto, e dove le concessioni sono scadute e dove alcuni problemi ce l'hanno seriamente. Lì, sempre a proposito della situazione di IREN, arriviamo a questi livelli qua, proprio di gestioni meravigliose dell'SPA miste quotate in borsa. Da un po' di studi e approfondimenti che abbiamo visto, mettendo insieme un po' di cose, cioè viene fuori che una delle ragioni dell'indebitamento di IREN è che in questi anni hanno fatto i debiti per garantire i dividendi. E certo, questo lo detto anche io. Certo, cioè loro a un certo punto, cioè il rapporto con i comuni è costruito in termini tali che loro devono garantire quel livello di dividendo prefissato ai comuni, e dopodiché, visto che non ce la facevano perché gli utili andavano in basso e si facevano i debiti per dare i dividendi. Questa è esattamente una delle situazioni per cui, per esempio, anche da questo punto di vista, insomma, anche chi magari dice ma Smart come è messa, come non è messa, io appunto per esempio ricordargli il fatto che appunto IREN per esempio fa questo robine qua, vuol dire un certo significato. Ecco, per tornare invece diciamo, al tecnicismo, diciamo dal punto di vista tecnico, quella roba lì ci favorisce, appunto il fatto che la concessione è scaduta, per esempio è stato il meccanismo con cui Parigi ha ripubblicizzato. Sì. Parigi, se vi ricordate, ha mandato via Suez e VLA perché era scaduta la concessione, non si è ricomprato le quote di Suez e VLA. E però abbiamo appunto questa complicazione che lì bisogna costruire l'azienda speciale ex novo, e non come processo di trasformazione d'azienda. Claudio? C'era Claudio, poi Lollo. Io volevo intanto aprire la relazione. Quindi, alzi la mano. Ottimo lavoro. Io farò due osservazioni parziali e una considerazione politica generale, che secondo me è il momento di rivendicare, oltre quello che stiamo rivendicando, cioè il passaggio dei sistemi pubblici alla questione del referendum, almeno per quel che riguarda l'acqua, comunque sia possibile, qualcosetta di più, cioè rivendicare che i comuni si facciano parte attiva perché questa benedetta Federal Utility scenda giù dal pero. Perché i problemi che nascono dal referendum e dalla situazione attuale sono così complicati che non possono essere gestiti da gente che è lì nell'ottica che bisogna privatizzare tutto al più presto, perché non è quello che si può fare. E quindi bisogna che cambino mentalità e gestione. Quindi qualche ordine del giorno votato da consigli comunali importanti, dicendo che Federal Utility non rappresenta l'interesse della maggior parte degli azionisti pubblici, che in questo momento devono adeguarsi alla volontà popolare, potrebbe essere. Quindi pensiamoci, una riflessione a lungo termine, ma è un'azione politica che va fatta, perché è inconcepibile quello che ha fatto la Federal Utility prima, durante e dopo il referendum. E cioè è una cosa che fa rivoltare, sono politica lì, fa politica, sono lì a gestire gli interessi degli azionisti o dei proprietari delle società di servizi pubblici, che non sono quelli di andare contro il referendum. Quindi questo è un fatto politico da sottolineare e calcare. Poi invece faccio due osservazioni tecniche. Una, che se questa cosa che hai appena detto dell'IREN che fa debiti per pagare i dividendi è un reato. Infatti, secondo me, una delle poche, mentre esponevi la situazione delle varie situazioni dove ci sono gli azionisti, dove ci sono gli azionisti privati, dove ho dato in borsa, del quale di là, e mi facevo invece l'enorme complicazione. Enorme la complicazione di una ripubblicizzazione là dove non c'è la totalità degli azionisti pubblici,
Dicevo, qua ci vorrebbe proprio qualche, è brutto dire così che la politica la devo fare i magistrati, ma secondo me un bel casino di la magistratura mette subito tutti in regola, si spaventano immediatamente. Potevi fare tutti i discorsi che volevi sulla gestione dei gruppi consigliari alle regioni, ma se non si muovevano i magistrati di Roma non succedeva niente. E secondo me, se è stato commesso questo che è un reato, distribuire utili non realizzati, una precisa ipotesi di reato. Quindi, pericolosissima perché l'ha fatto. Il problema è che li facevano risultare gli utili, li facevano risultare con la politica di indebitamento, ma alla fine vengono fuori perché. No, no, ti seguo perché, come dire, la cosa. Se si potesse trattare così. Siccome il mio parere personale è che gli amministratori delle ex municipalità non erano delle aquile, e neanche erano delle aquile i loro consulenti. È facile che abbia fatto qualche grossa cazzata, non tutti, ma qualcuno qua e là l'ha fatta di sicuro. Quindi studiamola, magari posso fare quello che vuole. Viceversa, sempre pensando alla difficoltà della ripubblicizzazione, secondo me il grosso problema è proprio quando si tratta di ripubblicizzare là dove l'azienda è quotata in borsa o là comunque dove ci sono dei privati, perché non c'è niente da fare, diventa una battaglia di prezzi. Perché io, se tu sei un privato, dici vai, a te spetta una parte del capitale di questa azienda, quindi vediamo, discutiamo. Se è finita la concessione, ti spetta solo una parte degli impianti, perché certo. Non hai più nessun diritto alla concessione quando è scaduta, ma altrimenti non è una cosa da ridere. Per esempio, non si può assolutamente fare una fasetta che forse è scappato, l'ho letta male mentre leggevo il documento, non si può pensare di usare le riserve di un'azienda per pagare la fuoriuscita degli azionisti, perché se io sono azionista possiedo una quota del capitale e anche una quota delle riserve, posso essere pagato con le riserve, ma questo è un particolare, forse mi è scappato una vita. Ecco, non so le terze vado. Era Lollo, una domanda rapidissima, ma in questo caso per quanto riguarda Iren, un'acquisizione delle quote e poi in secondo luogo la ripubblicizzazione del settore piuttosto che un'azienda ex novo non è più facile? Non è più facile nel senso che ci vogliono un sacco di risorse, cioè, nel senso che appunto è la roba che stava dicendo Claudio adesso. Poi non è detto che non ci siano, perché adesso ti rispondo anche un altro, però è evidente che la fattispecie è diversa. Tu oggi appunto dovresti scorporare il ramo idrico da Iren e ovviamente liquidare la parte privata, quindi parliamo, adesso qui non ho fatto i conti, comunque parliamo di robe che stanno sempre attorno a qualche centinaia di milioni di milioni di euro. Adesso i conti li avevamo fatti anche se un po' un po' usando lo spannometro, come si dice, quando facemmo la legge di iniziativa popolare. Se voi vi ricordate, noi nella legge di iniziativa popolare prevedevamo un meccanismo che appunto era di riacquisizione di tutte le quote societarie private, e lo facevamo con l'istituzione di un fondo nazionale per la ripubblicizzazione. Non casualmente l'avevamo scritto nella legge di iniziativa popolare, perché ovviamente, come dire, non è pensabile che questa operazione di restituzione delle quote possa essere messa in capo agli enti locali. Vi ricordo che all'epoca, parliamo del 2007, avevamo stimato, mica una cifra esagerata, che con un miliardo e 200 milioni di euro ti ricompravi, come dire, tutto quanto il servizio idrico del paese. Però ovviamente di questo miliardo e 200 milioni la parte del leone la facevano esattamente le 4-5 società quotate in borsa, che sono quelle a forte capitalizzazione, e quindi, come dire, il problema è un problema rilevante dal punto di vista delle quantità di risorse. Poi questo non significa che a volte, andando a vedere, si possa anche vedere come fare a trovare quelle risorse lì. Per esempio, Claudio, quando appunto lì forse non è scritto, è saltata magari la parola sulle riserve, quota spettante delle riserve. Ma quella roba lì nasce esattamente dal fatto che adesso facevo riferimento prima al fatto che stiamo studiando la ripubblicizzazione di Aceato 2. Aceato 2 c'ha in pancia qualcosa come 200 milioni di riserve che al momento non sono distribuibili perché non hanno raggiunto un quinto del capitale sociale, perché sono riserve da vecchio trasferimento azionario, eccetera, eccetera. Quelle riserve lì, con i prossimi
utili che Acea fa a colpi di 50 milioni di euro l'anno diventano distribuibili, è chiaro che quelle sono distribuibili in quota parte tra la parte pubblica e la parte privata, ma quella roba lì significa che c'hai 100 milioni, come dire, che potresti acquisire. Io pubblico, incasso un dividendo e lo uso per comprare. Certo, privata, sì. Certo. In caso ovviamente la quota, le riserve vengono distribuite, 51,49 pubblico e privato, però io incasso 100 milioni su quelle riserve lì. Dopodiché, per esempio, poi le cose, come dire, si possono anche un po' inventare, nel senso che, per esempio, una cosa così rilevante non basterebbe neanche per utilizzare Aceato 2. Però, per esempio, si può pensare, io non mi scandalizzo, al fatto che, per esempio, tu, anziché il 7% di remunerazione del capitale, utilizzi il fatto appunto di, per esempio, costruire un prestito obbligazionario che viene pagato con la tariffa sulla base degli interessi di quelli che devi pagare, per esempio. Poi, ovviamente, i ragionamenti che qua, come dire, sono ragionamenti che possono appunto essere ulteriormente approfonditi, però, insomma, è evidente che se tu non c'hai il problema dell'acquisizione delle quote societarie, soprattutto se non parliamo di società quotate in borsa, il processo di pubblicizzazione è molto più semplice. Questo. Paola, non so se avevi chiesto parola o meno. Io volevo solo, mi sono letta molto finalmente il documento un paio di volte, e dopodiché dalla lettura, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti della trasformazione, tutto sembra liscio come l'olio. È anche un po' prodomo nostro, no? Poi però entri nel merito di quello che ci può obiettare. Secondo me questa deve essere la nostra, come dire, formazione assoluta, e cioè quello che ci può venire, quello che ci possono obiettare rispetto a tutti una serie di problemi sul perché no la ripubblicizzazione. Per esempio questo aspetto dell'appesantimento, che a me inizialmente, in primi tempi ci pensavo, dico mamma mia, solo l'idea che si debbano riunire 283 comuni per verificare il bilancio preventivo, consultivo, qualsiasi cosa, che diventa, voglio dire, un elefante ingestibile, e appunto è stato preziosissimo, perché in effetti l'esperienza del lato può essere quella elemento che dice, boh, mi dici quella roba lì, no, guarda, già lato ha una struttura abbastanza snella che raggruppa, rappresenta e va bene. Faccio alcune riflessioni, se vuoi, un po' superficiali, non superficiali ma così, a braccio, rispetto alle cose che mi sono segnata. L'obiettivo del pareggio di bilancio, ma questo lo dico a ruota libera, non vuole essere, può anche non essere l'obiettivo del pareggio di bilancio, cioè io ritengo, non vorrei scandalizzare nessuno, che nel momento in cui riesco ad ottenere la forma tale per cui la gestione dell'acqua viene tolta ad ogni forma di società di diritto privato, che sia essa controllata dal pubblico, che sia essa controllata in metà, io come utente e come utilizzatore di quel servizio, magari con gli strumenti che mi permettono anche di partecipare al controllo del funzionamento di quel servizio lì, sono disposta a fare in modo che la mia azienda costruttiva abbia degli utili, e quindi non fraintendete, vuol dire riproporre abbia 7%, di gestione. Ecco, abbia rilevanza di gestione, non volevo usare questi termini, perché è la mia azienda. Il fatto di avere degli avanzi di gestione vuol dire che gestisco bene, riesco ad avere degli utili, quegli utili non vengono distribuiti per nessuno perché l'azienda è mia, quindi non posso essere distribuiti ai cittadini o comunque sia, adesso dico una sciocchezza, certo ci sono i comuni dentro. Questo mi permette di accantonare e di aumentare i miei mezzi propri e diminuire l'accesso al finanziamento, poi vediamo cassa depositi e prestiti eccetera, cioè anche ne discuteremo poi tra di noi, ma vorrei che avessimo un po' di conforto, cioè questo può essere anche l'approccio che possiamo avere sia nei confronti dei cittadini, laddove dobbiamo fare informazione, cioè acquisire, noi dobbiamo anche partire dal fatto che i nostri cittadini torinesi devono
come dire, acquisire la consapevolezza che la trasformazione non è soltanto un aspetto giuridico, ma è un fatto di appartenenza di un bene. E anche questo aspetto che se l'azienda è mia, va bene, possono esserci anche dei mutui, questa è soltanto una sottolineatura. Nel merito, adesso sul patto di stabilità che avevo 3.000 dubbi, rimangono, però ecco, siamo in questa fase di stand-by e di verifica. Ti pongo un quesito nel merito di SMAT. Allora, SMAT prevede la trasformazione, prevede anche il diritto di recesso. Il diritto del recesso, il socio, in questo caso i soci di SMAT, che sono tutti soggetti pubblici, non dimentichiamoci che Torino ha il 65% delle quote di SMAT, può avvenire se non sei d'accordo con la trasformazione della società. Invece l'articolo 26, io socio sono d'accordo, tu mi proponi la trasformazione, io ti dico non ci sto, poi doveva prendersi l'acqua e ne ho un discorso, va bene, certo, però non è banale. Ma adesso mettiamola così dal punto di vista proprio formale, per cui nel momento in cui non sono d'accordo e quindi chiedo di recedere dalla società, cioè il diritto di recesso è previsto nel caso in cui il socio non sia d'accordo sulla trasformazione e ha diritto alla liquidazione delle proprie azioni, ovviamente. Lo statuto di SMAT, articolo 13, se non vuoi studiare con dei tecnicismi, ma qualcuno ce lo può magari sollevare. Il valore delle azioni, al contrario diciamo delle canoniche società di capitale, quando avviene il recesso, non necessita della perizia. Il valore con cui liquidare il socio Moncaglieri, che dice non ci sto, non è soggetta, cioè che valore ha fatto un prestito con la banca per farti quei tubi che adesso sono diventati di SMAT e per cui ho dei problemi. Oggi come oggi è previsto dal lato e dal sistema idrico che gli venga riconosciuta la parte di investimento, cioè di debito, non di investimento, di debito che deve ancora pagare e gli interessi. È stata tolta con una legge che non mi ricordo più, ma tu sicuramente te lo ricorderai, il fatto che fino nel 2007, oltre al fatto che ovviamente SMAT gli doveva riconoscere questa componente, perché comunque il comune era indebitato, vedo di non farla troppo lunga, riconosceva anche l'utilizzo, cioè in qualche modo riconosceva anche l'ammortamento di quell'investimento che il comune aveva fatto, gli riconosceva il cosiddetto canone, che il comune fatturava a SMAT, se la faceva pagare e via. Infatti, se voi vi ricordate, nell'analisi che abbiamo fatto dei bilanci di SMAT, fino al 2007 SMAT chiudeva quasi in pareggio. Qui si aprirebbe tutto un discorso sul 7% magnifico. Da quando hanno eliminato quella componente, quindi SMAT ha avuto meno costi perché non c'era più il riconoscimento del pagamento di quel canone, aumentano gli utili e li distribuiscono. Bisogna capire se il comune, a meno che non sia un problema nostro, e allora non ce lo poniamo, dice vabbè, ma io nel momento in cui recedo, sia che io receda, sia che non receda e che mi sta bene la società consortile, voglio che mi venga riconosciuto in qualche modo l'investimento che io precedentemente all'ingresso di SMAT ho fatto. Se lo pongo con un punto interrogativo, magari una mia. No, no, c'è un comune del Canavesano che questa roba me la racconta ogni 15-20 giorni. Ecco. Lusilieme, sulla soggettamento a patto di stabilità, va bene. Altri aspetti particolari no, se non poi noi come comitato capire bene come ci muoviamo e quali strade seguiamo per arrivare a. Quindi c'è un elemento che deve coinvolgere che i cittadini hanno la consapevolezza di che cosa proponiamo proprio per evitare solo il rapporto istituzionale che sia esso con le circoscrizioni piuttosto che con il centro, e non è facile. E poi capire bene qual è invece l'iter per stimolare, fare in modo che a livello centrale, quindi istituzionale del comune, nasca, ecco, un'altra cosa che finisco veramente,
è il caso di chiedere un tavolo di confronto con l'ente pubblico oppure no? Se lo provano loro, questa è una cosa che pongono gli stessi. Grazie. Livio, ma visto che la domanda era lunga, sì. Vabbè, adesso allora velocemente la questione pareggio di bilancio, avanzo di bilancio. Io sono d'accordo con te che dire, non è si tratta di demonizzare, anzi l'avanzo di bilancio nel momento in cui sono reinvestiti oppure possono essere utilizzati per equilibrare le risorse proprie rispetto alle risorse terze possono essere utili. Il riferimento però al pareggio di bilancio è un riferimento di carattere giuridico, nel senso che nella definizione di azienda speciale come elemento diciamo di corollario c'è esattamente il fatto di una gestione economicamente efficace appunto di quel servizio pubblico che è basata sul fatto che tutti i ricavi coprono i costi. Questa è la definizione diciamo canonica dell'economia pubblica, che è definizione che peraltro è usata anche dalla Corte Costituzionale quando ammette il nostro secondo referendum. Se voi ricordate, quando la Corte Costituzionale ammette il referendum sulla abrogazione capitale, dice esattamente appunto la risultante dell'abrogazione referendaria, cioè quello che fa sparire la remunerazione del capitale, è immediatamente applicabile perché togliendo la remunerazione del capitale si determinerebbe un punto di equilibrio tra costi e ricavi, e quindi come dire non c'è nessun problema anche dal punto di vista del funzionamento eccetera eccetera, il che non potrò dire ovviamente nulla osta lo strumento che fai te, che io condivido anche sul fatto che l'avanzo di bilancio di per sé non è né una roba né positiva né negativa, bisogna vedere poi come lo utilizzi. Diciamo che anche dal punto di vista giuridico definitorio dell'azienda speciale, l'azienda è tenuta al pareggio di bilancio, cosa che ovviamente non impedisce di fare gli avanzi di gestione, perché appunto torno a dire, dal punto di vista diciamo del concetto di economia pubblica, appunto il servizio pubblico è un servizio per cui come dire, i ricavi devono coprire i costi, punto. Ecco, questo è il ragionamento per cui facciamo riferimento al pareggio di bilancio. Rispetto ad altre roba, il diritto di recesso, sì, il problema si può porre. Io dico però che in questo momento il diritto di recesso, secondo me, se lo pone qualcuno è qualcuno che fa il furbo, cioè che vuol provare, che vuol provare, però c'è anche un problema chi vuole provare a esercitare il diritto di recesso, siccome tu l'elemento tra SMAT e SPA e SMAT aziende speciali in perfetta continuità dal punto di vista della situazione creditoria, debitoria, eccetera, eccetera, non ti cambia nulla, cioè, non, come dire, è esattamente indifferente rispetto al singolo soggetto. Quindi uno che agita quella roba lì è perché evidentemente vuol provare a marciarci sopra, detto brutalmente. C'ha però il problema poi che qualcuno appunto, come dicevi già te, l'acqua gliela deve dare, perché essendo che appunto l'affidamento lo fa lato e lo fa per l'intero territorio del lato, beh, se a me, io lo dico così, se a me il comune di Moncalieri, adesso mi comando per dire, dice bene, e voi adesso mi cambiate questa roba qua, non hai possibilità di esercitare il diritto di accesso, io ti rispondo dicendo, e poi l'acqua te la, vai te a dire ai tuoi cittadini come te la vai a prendere, non la vieni mica a prendere da SMAT, azienda speciale, e voglio vedere anche come te la cavi, perché peraltro tu devi rivolgerti a SMAT, perché se SMAT l'affidamento del lato non può fare diversamente. Quindi, come dire, certo, il problema, diciamo, è un problema che può esistere, e però esiste anche la misura in cui c'è qualcuno che lo fa, che ragiona in termini speculativi, che ragiona sul fatto che approfitta di un cambiamento di titolo giuridico per vedere di portare a casa un po' di soldi, però così non si fa, così gli si dice anche che lui deve dare l'acqua ai propri cittadini. Ecco, per cui penso che il diritto di recesso, che pure esiste come possibilità di opzione nel momento in cui si fa la trasformazione, però deve essere motivato per bene. Ecco, non può essere motivato dicendo per così io mi faccio di più gli affaracci miei, perché allora chi gli si risponde, tu ti fai gli affaracci tuoi, poi gli spieghi tu ai tuoi cittadini come che non c'è più l'acqua. Ecco, non si può neanche il caso politico, tu sei contro la pubblicizzazione dell'acqua. Sì, però capito, puoi girare così. Sì, puoi dire anche così, però appunto, però secondo me è ancora più smaccato questo aspetto qua.
cioè come dire, se non c'è appunto, siccome c'è una pura continuità in tutti i rapporti, perché appunto SMAT, aziende speciali, subentra in tutti i rapporti attivi passivi di SMAT, non cambia nulla per quel singolo comune, dal punto di vista dei suoi rapporti, appunto, di investimenti fatti, di canoni, eccetera, eccetera, tutto procede esattamente come prima. Quindi, siccome non ti sei lamentato fino adesso di SMAT, è evidente che se tu vuoi esercitare quella roba lì è perché pensi in qualche modo di cavarci fuori una qualche forma di guadagno in debito. Poi ovviamente uno può agitare anche l'argomento che tu sei contro la figura della pubblicizzazione, però quello sta tutto sul piano politico. Ovviamente invece io penso, mi vada proprio detto a chi agita questa roba qua, appunto, che non che contro, semplicemente contro la pubblicizzazione, che ne approfitta in termini speculativi di un cambiamento di natura giuridica dell'azienda. Ultima cosa, infine, sul tavolo di confronto, io devo dire che non mi pare grandemente opportuno un tavolo di confronto, nel senso che a me pare che oggi il tema è che abbiamo posto in termini politici la necessità della trasformazione in SMAT azienda speciale. Su questo, secondo me, appunto, tutti i comuni devono rispondere. Dopodiché, una volta risposta su questa roba qua, poi questo spetta poi anche ai comuni che riusciranno a fare questa roba. Non è che dobbiamo, noi dobbiamo giustamente, sono d'accordo con te, essere pronti a tutte le obiezioni, avere una preparazione anche dal punto di vista tecnico. Poi vari passaggi, come a quali notaio bisogna rivolgersi per fare la scrittura notarile, quella roba lì, poi ci pensa loro, insomma, no? Come il comune di Napoli ci ha dovuto pensare per bene, per conto suo, in tutti questi passaggi qua. E non solo nessuno gli ha dato la mano, ma anzi l'hanno ostacolato pesantemente, e tant'è che poi alla fine sono dovuto andare da un notaio, che è uno dei notai più prestigiosi d'Italia, appunto per poter dire la trasformazione è sufficientemente legittimata, visto che lì ha provato a fare di tutto, visto che lì appunto l'amministratore delegato, che è una persona potente a Napoli, come dire, ha fatto di tutto e di più per provare in una situazione che anche dal punto di vista, per esempio, dei conti della trasparenza di Arin, cioè, rispetto a SMAT, ecco, cioè, SMAT è un gioiellino da quel punto di vista, ecco, e come messa esattamente la situazione di Arin, secondo me qualche punto di problematicità può avercelo, sia pure, anche se dal punto di vista del conto economico risulta che Arin è l'unica partecipata di Napoli che è un inattivo. Però, come dire, dentro un quadro in cui il quadro delle partecipate del Comune di Napoli è una roba quasi da dissesto di bilancio, questo è il quadro che c'è a Napoli. Su questo del diritto di recesso ancora, i casi fatti da Paola sono più politici, non da, che, noi abbiamo dei comuni però, soprattutto nel Canalese, ma anche qualcuno in Val di Susa e nel Pinerolese, dove piccoli, sono piccoli comuni che sono d'accordo con noi su tutto, si danno da fare e non vedono l'ora che SMAT non sia più un SPA per poter recedere e gestirsi direttamente, perché hanno fatto quegli investimenti, perché quando li gestivano loro avevano il fontaniere che serviva bene, che sapeva tutto, e adesso... Però c'è un piccolo problema, Che devono gestire tutto. Cioè che i comuni, loro possono come dire, avere una gestione autonoma del lato se sono comuni con meno di 1000 abitanti e hanno il ciclo idrico completo. In quel caso lì possono gestirsi autonomamente, ma sono comuni con più di 1000 abitanti e non hanno il ciclo idrico completo, loro devono stare dentro lato e il soggetto gestore è quello che ha avuto l'affidamento da parte del lato. Quindi io capisco, perché ce ne sono in diversi casi, ce ne sono diverse, oppure ci sono delle situazioni, adesso c'è in mente la Sicilia, dove noi stessi incentiviamo il fatto che, come dire, i comuni non consegnano le reti, che escono dal lato, come, lì tutto quello che si può fare lo facciamo, nel suo punto di vista la situazione è veramente, e quindi come dire, incitiamo alla disobbedienza civile, diciamo i sindaci, quelli che stanno con noi ci stanno anche in un'obbedienza, proprio disobbedienza, e ci stanno e lo fanno anche, ma sappiamo che
trattasi di quella roba lì, perché tu invece dal punto di vista appunto del legislativo, appunto la possibilità di uscita dal lato è espressamente prevista solo per quei comuni lì, meno di 1000 abitanti, e devono avere il ciclo integrato completo del servizio idrico gestito per conto loro, altrimenti non lo puoi fare, altrimenti rimane la domanda, rimane il fatto che appunto che il soggetto che distribuisce l'acqua in questo caso è Smart. Sì, sì. Scusate, solo faccio il punto, c'è Livio, Manuela e Mauro, giusto? Ok. Livio? Allora, la mia domanda era più che altro una richiesta di approfondimento su un punto di cui a volte ci dimentichiamo, perché continuiamo a ripetere che SMAT ha come soci 286, quello che è, comuni, 83 comuni, però c'è anche il CDU. È una cosa su cui a volte mi chiedo che impatto possa avere la partecipazione del CDU, che appunto è una partecipata dei comuni della zona ovest di Torino, per chi lo sappia, che si occupa di igiene ambientale e che ha una partecipazione in SMAT, che io sappia, piccola, ma ha una partecipazione in SMAT. E anche se è una cosa marginale, quello che mi veniva da chiedere, non so se a Corrado, più che altro in generale a chi ne sa di più, che influenza ha, anche perché il comune di Grugliasco, da cui provengo, ha una partecipazione minima in SMAT, però forse ha più partecipazione in SMAT tramite il CDU che direttamente. Il CDU è secondo azionista, mi sembra, al 15% ed è una SPA totale capitale pubblico. Quindi addirittura il 15%, io non mi ricordavo che sono le percentuali. C'è che SMAT, Torino più CDU hanno la maggioranza per deliberare. Visto che a livello di comuni della zona ovest ci sono anche molto molto sottobanco e senza che neanche i media locali più a livello di zona ovest proprio ne parlino. Comunque ci sono delle manovre che, soprattutto prima della sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo 4, andavano verso una cessione di quote del CDU. Addirittura mi ricordo che il mio sindaco parlava di una prospettiva in cui Grugliasco si sarebbe trovata con una sola partecipata, probabilmente la società Le Serre, quindi una cessione totale delle quote del Grugliasco del CDU, ma erano discorsi molto vaghi di cui non si arrivava mai a un approfondimento esaustivo, ecco. Però c'è questo aspetto del CDU e mi farebbe piacere approfondire anche questo aspetto, cioè le quote del CDU che fine fanno quando Smart si trasforma in un'azienda speciale. Il CDU non è la depurazione? No, il CDU sarebbe? I tre comuni principali sono Collegno, Consorzio, sì. E poi ci sono altri sette comuni, la Valsangone, si occupano principalmente dei rifiuti, la raccolta rifiuti, c'è il ciclo dei rifiuti, la discarica di Cassagna anche a Pianezza, e i comuni sono Grugliasco, Collegno, Rivoli, Pianezza, Alpignano, Pugliera Alta, eccetera. Comunque, comuni del, cioè, che sono soci sia di SMAT come i singoli comuni, e poi sono anche soci di CDU. Che... Sì, questi comuni, Grugliasco, eccetera, sono soci di SMAT per una quota inferiore allo 0,3%, tipo. E poi, in quanto soci di CDU, sono attraverso CDU soci di SMAT. E adesso, visto che mi diceva che la quota di CDU in SMAT è del 15%, io credevo che fosse molto più bassa come quota. Quindi vuol dire che è il secondo socio dopo il comune di Torino. Cioè vuol dire che in SMAT ci sono anche la raccolta di SMAT. Ed è l'unico socio che non è un comune. Stato, quando abbiamo realizzato il bilancio di SMAT, certo c'è CDU. Sì. Però il problema, cioè, voglio dire, non si pone nel momento in cui tu proponi la trasformazione. Ovviamente questo chiederà il recesso, è una di quelle situazioni, lo chiede il titolo, e dopodiché si verificherà come liquidargli la quota, ma è l'unico aspetto, quello che è una roba. Sì, però non è un socio privato, cioè non è un socio privato, capito? È anche, cioè, se la domanda è ci può mettere il bastone fra le ruote? No. Beh, non è un socio privato fino a che, visto che appunto diceva adesso non c'è più la cosa dell'articolo 4, però si sta verificando che nelle società di gestione dei rifiuti vengano, soprattutto quelle in difficoltà economica, vengano
come dire, venga auspicato l'ingresso del socio privato. Quindi potrebbe anche essere che all'interno del CDU entri una quota privata e che quindi alla fine noi avremmo un pezzo di privato. No, non puoi, no, perché nella trasformazione in azienda consortile i nostri soci devono essere tutti pubblici, quindi CDU recede, come dire, obbligatoriamente. Non so come dire, non ha diritto, non so come dire. Sì, però no, la cosa che potrebbe mettere la gente alle ruote, ma proprio per questo ho fatto la domanda, perché era una cosa che non avevamo mai ascoltato. Il CDU non conosco esattamente questo aspetto, però il CDU, cioè, allora, l'azienda speciale per definizione è ente strumentale degli enti locali, quindi gli unici soggetti che possono stare dentro l'azienda speciale sono gli enti locali e che costituiscono un consorzio tra tutti gli enti locali interessati. Quindi quella roba lì secondo me andrà regolata, adesso non so se esattamente con un recesso o con una forma di accordo con i comuni interessati, però è evidente che mentre nella forma societaria ci possono stare i comuni più un altro soggetto, ma sono i comuni, nella forma azienda speciale non ci può essere un soggetto che sia diverso da un ente locale. Quindi quella roba lì andrà effettivamente regolata. Il fatto che però ci sono allo stato attuale tutti quanti soci pubblici che sono anche enti locali, come io penso che lo si possa regolamentare. Ne so, la prima che viene in mente è che gli aumenti la quota, la quota dei singoli comuni rispetto appunto a quello che è il capitale complessivo di SMAT. Ovviamente però dovrà essere affrontata, questo sì, da un punto di vista legale e formale, perché appunto una roba tipo CDU è incompatibile col fatto che ci sia un'azienda speciale. Grazie. Scusate se ho infilato anche qua. Ma non tutto quanto. Mi quanto... venuto in mente proprio stasera. A parte del tavolo, lo facciamo o non lo facciamo, se no ci pensano loro. Malu? No, vabbè. Ma io volevo chiedere due robe molto veloci. Una è la che hai accennato, ma se ho ben capito nella questione di Arin ha avuto anche il suo peso, la questione fiscale, cioè in questa trasformazione da SPA ad azienda speciale dal punto di vista fiscale che cosa cambia. E l'altra questione che in realtà avevamo già affrontato, se magari vale la pena di riprenderlo visto che appunto dobbiamo affrontare di nuovo il lavoro nelle circoscrizioni, è la questione dei dividendi, cioè i comuni in questo momento potrebbero avere tutto l'interesse di tenere in piedi un SPA proprio per questi soldi che poi gli arrivano e che gli fanno tanto comodo vista la situazione delle casse degli enti locali. In questo caso i dividendi non ci sarebbero più e quindi bisogna portare una motivazione, cioè convincere in qualche modo i comuni che ovviamente non possono sfruttare la società che gestisce un servizio per coprirsi le spese correnti del comune, però comunque è un'obiezione che secondo me i comuni, soprattutto magari, cioè tutti i comuni forse vale la pena di riprendere il momento. Sì, diciamo che sia sulla questione dividendi che sulla questione anche di carattere fiscale eccetera eccetera, la trasformazione è costruita in termini di invarianza, cioè tradotto, se oggi SMAT produce utile che viene distribuito appunto sotto forma di dividendi, SMAT azienda speciale, quegli stessi utili lì ce li ha, che si chiamano avanzi di gestione, non è che spariscono per effetto del fatto che tu fai la trasformazione, cioè nell'idea di SMAT che fa il pareggio di bilancio ci sta il fatto che anziché magari produrre utili, quegli utili lì, anziché distribuirli, li reinvesti. Ma certo, cioè, no, però, devo dire, quella roba lì è una scelta che fanno i comuni stessi, che in qualche modo poi dovranno approvare il bilancio consuntivo. Ovvio che appunto l'azienda speciale, a differenza dell'SPA, che nasce per fare profitti, nasce come vocazione per fare il pareggio di bilancio nell'equilibrio tra costi e ricavi. Però, come dire, allo stato attuale tu prendi SMAT e la trasformi SMAT in azienda speciale, i casi sono due, o che mantiene gli stessi utili che si chiamano avanzi di bilancio, oppure quegli utili lì non li distribuisce sotto forma di dividendi perché li investe.
Però non è che il fatto, non è che il fatto che tu trasformi in smart in azienda speciale fa sparire delle risorse, non so se mi spiego. Quindi da questo punto di vista la sovranità degli enti locali rimane, anzi per certi versi diventa anche più forte, perché come dire sono direttamente i consigli comunali che devono approvare i bilanci di esercizi, cosa che non fanno nel caso di smart, che la cui approvazione è demandata agli organi sociali. Poi ovviamente è chiaro che c'è un intervento dei comuni nei confronti del Consiglio di amministrazione di SMAT, ma per intenderci è molto più forte la sovranità degli enti locali, quindi la decisione se investire gli avanzi di bilancio o se distribuirli piuttosto di oggi. Però appunto quello che deve essere chiaro è che però anche quella sarebbe un'obiezione se viene fatta così come tu la descrivevi, di carattere capzioso, perché sembra che improvvisamente vengono meno delle risorse, cioè non viene meno niente. Volevo dire una roba diversa, nel senso che questi utili adesso il comune li piglia e li mette a coprire altri buchi di altre titoli di spesa. Se diventa pubblica, quei soldi là li rimette dalla stessa azienda, non li può andare a mettere a coprire buchi di altri. Sì, però mi sembra di capire che la risposta era che la decisione alla fine lo fanno i comuni stessi. Certo. Cioè, volendo potrebbero sempre ridividersi. Diciamo che il principio del pareggio di bilancio, in principio, per cui se l'azienda produce avanzi di gestione, per esempio, appunto lo può fare un anno, due anni, il terzo anno potrebbe dire bene, nella logica di pareggio di bilancio diminuisco le tariffe. Certo. Perché appunto faccio il pareggio di gestione. No? È evidente che invece, come dire, nella logica del SPA tu prendi l'utile e poi spetta alla società decidere cosa fare di quell'utile. Chiaro che poi la città subisce le pressioni degli enti locali che dicono siccome c'ho i buchi e me li devi distribuire, ma teoricamente, per esempio è successo quest'anno con Iren, che ha distribuito un dividendo bassissimo, perché per cui per esempio i comuni del Nord Emilia si sono incazzati come le pantere, perché avevano già scritto a bilancio delle previsioni rispetto ai dividendi di Iren che poi non sono arrivati. Quindi se la roba è che facendo l'azienda speciale spariscono le risorse, no, quello è una roba che non sta in terra. La trasformazione avviene parità di risorse, nel bene e nel male. Quello che può cambiare, ma è sempre frutto di volontà politiche, è come dire la destinazione di quelle risorse. Quindi non è che appunto che si fanno gli utili e che ce li abbiamo, quelle aziende speciali spariscono. No, quell'azienda speciale, quegli stessi utili lì, appunto che sono avanzi di gestione, possono essere distribuiti, reinvestiti, utilizzati per altri fini, però ci sono. Non è che appunto per cui c'è una roba per cui sembra che venga meno delle risorse. Le risorse che ci sbattono continuano, in una logica di pura continuità. Lo stesso dicasi anche dal punto di vista del trattamento fiscale. Il trattamento fiscale per quanto riguarda IRPEF e IRAP eccetera eccetera è esattamente lo stesso. Dentro i processi di trasformazione, però qua bisogna essere appunto, non dire, dov'è la Paola? Io penso che non è che dobbiamo fare... Se uno va da un commercialista o da un fiscalista magari ti insegna anche che in un processo di trasformazione aziendale può magari far figurare delle poste in un modo anziché in un altro, alla fine ottenere un effetto fiscale come dire, maggiormente positivo o maggiormente negativo, però quello lì è il loro mestiere. Non penso che abbiamo bisogno di fare un tavolo tecnico per discutere se il trattamento fiscale si è fatto in un certo modo nella trasformazione che può durare o un'altra, se la guarderanno loro, dentro un quadro che generalmente, torno a dire, è di invarianza. Cioè la trasformazione è una trasformazione che in questo caso cambia natura giuridica, ma non cambia appunto quello che è diciamo, la struttura aziendale, e non cambia neanche quella che è la proprietà. Viene costruito in un altro modo dal punto di vista giuridico. Punto. Posso fare una battuta su questo? Perché è una delle difficoltà che abbiamo dappertutto, quello che ha sollevato Manu. Non c'è amministratore comunale che non ti sollevi questa questione. Io ho imparato a rispondere così, in genere si convince. Cioè, capisce, magari non è convinto, ma capisce il senso. Di fronte ha un avanzo di amministrazione da distribuire o da investire, noi sosteniamo da investire perché è lo scopo dell'azienda,
il comune non riceve più niente. Ah, con questi chiari di luna, ti dice l'amministratore, già il bilancio, faccio fatica a quadrarlo, mi mancano quelle poche migliaia di euro, fino a qualche decina di migliaia per i comuni più grossi, non parliamo di Torino, come faccio? Perché è una fonte di entrate per l'amministrazione comunale. Secondo me la risposta più netta proprio è Braute, mi fai aumentare, cioè mi tieni alte le tariffe dell'acqua per avere dei soldi che ti servono come comune per i nidi, per gli anziani, io non nego, ma scusa, diminuisci le tariffe dell'acqua secondo i costi, no? Come vuole la legge. E se devi aumentare il costo del nido, vorrà dire che il cittadino ritrova, per quello stesso importo, si ritrova in tasca, avendo pagato una tariffa più bassa dell'acqua, si trova in tasca i soldi, casomai, per pagare quel di più che chiedi per il nido. Lui lo capisce subito questo, perché sa benissimo che il minimo dell'acqua non basterà mai per pagare la spesa, per intervenire sulle spese molto più alte del nido, dell'assistenza agli anziani e così via. E quindi il paragone, così, come dire, l'esempio non tiene. L'amministratore lo sa, però bisogna dirglielo. Anche in questo caso, lo dico in generale, anch'io sono caduta ai primi tempi nel farmi carico del problema dell'amministratore locale che non sa come quadrare il bilancio e che si vede sparire. Io non mi faccio più carico di quello, io sto parlando di un bilancio più trasparente, più corretto. Tu non mi fai pagare di più l'acqua per avere i soldi per i nidi, fammi pagare casomai di più i soldi per il nido se proprio ne hai bisogno, ma fammi pagare meno l'acqua, perché così è giusto e io so quanto vale l'acqua e quanto vale il nido, mentre invece così mi fai quel bilancio in cui parti da questo. Figurati sulle grandi partite che cosa succede, capisci più niente, ti indebiti fino ai 3 miliardi come il comune di Torino, che nessuno sa ancora bene da dove vengono fuori, per la trasparenza del bilancio, ecco. In genere a questo magari non li convinco proprio, ma capiscono che non possono più usare certi argomenti. Magari non li convince perché magari è più facile come ha fatto fino adesso, però effettivamente non è facile rispondere a questo uno qua. Scusa. C'è Mauro. C'è anche il insomma, la prima cosa che viene in testa quando qualcuno chiede perché devo trasformare un'azienda, un SPA che tutto sommato funziona bene, nell'azienda di diritto pubblico, un'azienda speciale, è che visto che i risultati del referendum sono stati quelli che sono stati, cioè si è sancito che sull'acqua non si fanno profitti, mi sembra illogico e incoerente continuare a gestirla con uno strumento che il codice civile dice è finalizzato a fare dei profitti, quindi l'SPA è finalizzata a fare del lucro, a fare dei profitti, perché devo continuare a utilizzare quello strumento quando gli italiani hanno deciso che sull'acqua i profitti non se ne fanno. Quindi su questa argomentazione, che sarà anche banale, volevo sapere, cioè come argomentazione, no, da portare a chiunque faccia questo tipo di obiezione, non sapere se la ritieni centrata. E poi un discorso dell'ambito territoriale di intervento dell'azienda speciale. Io credo, perché anche da quello che stiamo cominciando a vedere su cosa c'era prima di Iren, quando c'era la vecchia azienda elettrica municipale a Torino, eccetera, l'ambito territoriale consentiva una gestione più efficace e consentiva di avere degli utili. Situazione di Iren attuale sappiamo cos'è. Credo che sia un altro ambito di argomentazione importante questo, cioè finché l'azienda rimane sul territorio può agire con efficacia, può agire bene, può agire nel caso del comune, c'è il fontaniere, quello che conosce la sorgente, eccetera, eccetera.
non stiamo parlando ovviamente solo di quello, ma stiamo parlando comunque di un ambito di intervento sul territorio. La cosa che mi piacerebbe rafforzare come convinzione è le possibilità effettive che non si verifichino più i casi delle avventure siciliane di smaffia. Una delle cose, uno degli argomenti che noi abbiamo spesso sottolineato è che una gestione privatistica di smaffia a totale capitale pubblico è comunque l'agire manageriale ha portato a fare questi interventi in Sicilia con delle perdite cospicue che tutti noi pagheremo in qualche modo. E quindi vorrei capire, anche se poi probabilmente a livello teorico non ci sono differenze tra SPA in house e azienda speciale, come poter rafforzare questa argomentazione, nel senso che l'azienda speciale opera sul territorio e non si può consentire avventure imprenditoriali da altre parti, cioè non può agire come agisce una società per azioni privata. Credo che sia anche un argomento importante, proprio perché qua a Torino su questo aspetto abbiamo avuto un caso concreto che comunque pesa sulle tasche dei cittadini. Per commentare velocemente, quindi le trovo tutte e due argomentazioni proprie. No? La prima, quando tu dici che appunto non bisogna fare profitti sul servizio idrico, leggi l'articolo del suo memoria del 2005-27, cos'è l'SPA, esattamente la roba che appunto società costruita allo scopo di produrre profitto. Quindi la cosa mi sembra assolutamente proprio. Accanto a questo, per analogia di argomentazione, io utilizzo anche l'argomentazione, quindi l'ho detto anche da stamattina, sin da partire appunto dalla presentazione, eccetera, eccetera, che, come dire, la forma giuridica azienda speciale ti mette al riparo ora per sempre dai processi di privatizzazione. Perché non avendo azioni e quindi non potendo metterle sul mercato, quella roba lì significa l'irreversibilità della scelta per la gestione pubblica. E quindi, come dire, penso che sia proprio metterle insieme, no? L'SPA significa che appunto che la tua vocazione è far profitto, dopodiché l'azienda speciale invece ti impedisce appunto esattamente di metterti sul mercato e ti impedisce ogni logica di privatizzazione e quindi la trovo propria. Come proprio anche il ragionamento che facevi per usare appunto la tua affermazione per evitare le avventure siciliane. Evidente che anche qua, in quanto tale, l'azienda speciale è un bell'antidoto, perché l'azienda speciale, sin dalla sua definizione, è ente strumentale degli enti locali. Ente strumentale vuol dire che è una sorta, diciamo, di organizzazione interna all'ente, che poi ha una sua autonomia imprenditoriale, ha personalità giuridica, ma fa parte dell'amministrazione. Ora, se io sono amministrazione di Torino, di andare a fare una roba che riguarda l'amministrazione di Palermo non c'entra con la mia vocazione, il che non significa che non si possa fare, perché per esempio uno dei punti, quando diciamo negli anni 90, di primi processi che alludevano alla privatizzazione, ai processi di privatizzazione, iniziarono anche quando le aziende speciali uscirono dal territorio, quindi, come dire, questo qua non è che impedite in quanto tale, però, come dire, anche lì in termini di vocazione ente strumentale significa che tu appunto sei un punto interno con l'amministrazione, quindi tu sei un punto interno dell'amministrazione di quei 287 comuni. Ora sarebbe come dire appunto che se l'interesse di Palermo sarebbe appunto come dire che il comune di Moncalieri gliene frega qualcosa di come è stato il comune di Palermo, non è nato per fare quella roba né il comune di Moncalieri né il comune di Torino, e l'azienda speciale risponde esattamente a questo fatto. E quindi da questo punto di vista io penso che anche quella sia una sfumatura significativa, che appunto che attiene esattamente a cos'è appunto a cos'è l'azienda speciale, che appunto è ente pubblico, e per definizione appunto ente appunto come se fosse un ufficio, come dire, appunto strumento di quell'amministrazione. Sono chiaro.
breve intervento. Provo a fare l'avvocato del diavolo, tentando di organizzare un dibattito che avremo a ottobre con l'assessore provinciale all'ambiente e la SMAT. Per interposta persona, cioè di questi signori invitati al dibattito, mi sono arrivate le obiezioni che un po' hanno discusso qua. Primo, ci togliete la remunerazione del capitale investito, come facciamo a garantire gli investimenti necessari alla qualità del servizio? In parte mi ha risposto Paola in una riunione precedente dicendo vabbè, intanto fate profitti, proviamo a pareggiare. Poi aggiungo io, ma non so se è una obiezione valida, se servono investimenti per garantire la qualità del servizio, rimoduliamo la tariffa magari, ma non con la ragione di garantirti la remunerazione del tuo capitale, a fronte del fatto che effettivamente sono necessari magari degli investimenti. Non so. Però a questo bisogna, secondo me, che consolidiamo una risposta ferma e pronta, nell'ottica di avere tutti quanti le parole chiare. La seconda è quella che arriva esattamente dall'assessore provinciale, questo era super certo. A funziona tu canen, squadra che vince non si cambia, no? Allora io, invertendo il ragionamento, un po' è stato fatto qui, se funziona bene e non la vogliamo toccare, se allo stesso modo non ci sono problemi a farla funzionare come ente privato a totalità pubblica o come ente pubblico, spiegami allora tu. Io vorrei invertirgli la domanda e capire se ci sono obiezioni possibili. Spiegami allora tu perché la vuoi mantenere privata, ma te la ribalto addosso, no? Cioè, se loro ci diranno, guardate che a Torino è stata approvata a maggioranza una mozione proposta, sappiamo bene, credo dal primo firmatario Grimaldi, mi pare, che dice garantiamo che la SMAT rimane a proprietà pubblica. L'ultima mozione che è passata, se non sbaglio, più o meno è questo il senso. Se è a garanzia che rimane pubblica, per che motivo non la vuoi trasformare in azienda speciale? Io non riesco a capire loro cosa potrebbero rispondere. Cioè, a questo punto, fatto che siamo d'accordo che rimane pubblica, perché azienda di diritto privato e non azienda di diritto pubblico? Quali buone ragioni possono esserci? Cosa ci possono tirare fuori? Dubbio, punto interrogativo. E non so se però questo mi diventa un boomerang, voglio pensare alla possibile controrisposta loro, se me la ritrovo tra i denti piuttosto sto zitto. Non potete riallacciare. Quello, velocissima, mi scuso perché non è tecnicamente legato al problema di questa sera, però ci dimentichiamo di dire, ed è un argomento che dovremmo usare, cioè, squadra che vince non si cambia, non dimentichiamo, ed io direi che dovremmo dirlo in tutte le riunioni pubbliche che avremo, che se non ci fosse stato il referendum, questa SMAT il 1 gennaio del 2013 non ci sarebbe più stata, perché oggi parleremmo di quali sarebbero i vari Caltagirone, Suez, Goldman Sachs che prendono una quota di SMAT. Ecco, questo diciamolo sempre come premessa, perché questo credo serva a sminuire di molto le obiezioni ai nostri argomenti. Esatto. Questo no, la squadra che vince fino a un certo punto, perché sì. La vicenda di Palermo sì. Non è stata proprio sì. Vincente. E in ogni caso va bene come la metti giù te, è la stessa obiezione appunto, no, di cui io prima che dicevo, quando più molte volte mi sono sentito dire, beh, che grande, non c'è mica grande differenza tra SPA, totale capitale pubblica e azienda speciale. Bene, allora fai l'azienda speciale, no? E la stessa roba quando dici andiamo bene, bene, appunto, a maggior ragione, appunto la trasformiamo in azienda speciale. Come che anche questo appunto fa sempre parte delle. Siamo sempre nel campo dei ragionamenti capziosi. Lo stesso dicasi di quello che facevi prima. Come facciamo a fare gli investimenti sulla nostra capitale investito, che non c'è più la nostra capitale investito? Per favore, signori,
non mischiate le carte, perché questa cosa qua è lecito dal secondo referendum, non c'entra nulla se SMAT rimane SPA totale capitale pubblico oppure se diventa azienda speciale. Questo, come dire, è a prescindere se il problema c'è, se il problema c'è. Poi, adesso non sto a tediarvi, noi ragionamento sul sistema di finanziamento alternativo, in parte c'è scritto anche nel documento, e l'abbiamo anche costruito, eccetera, eccetera, ma questo è un altro paio di maniche. Se il problema c'è, insisto, se ce l'ha sia SMAT in configurazione attuale, sia SMAT azienda speciale. Quindi per favore non facciamo che qua il gioco dietro bussolotti, insomma. Mi sta bene come istituto perfetto, ma io voglio smettere di dovermi difendere. Ma perché mi vuoi costringere a portarla pubblica? Caro amico, perché mi vuoi costringere a tenerla privata? Spiegami un po', dammi dei buoni motivi per tenerla privata. Perfetto. Se a qualcuno di noi viene qualche buon motivo che questi signori potrebbero avere, buono o pessimo, ce lo teniamo in tasca per questo dibattito. Sono ideologico. Sì. Il piccolo modello che io l'unico che vedo è tenermi le mani libere per poi un futuro, quando a voi vi sarà passata la buriana. La vendo. Io non ne vedo altro, però non sono nella testa dei. Ma anche perché la gestione manageriale talmente delle movimentazioni un pochino più discrezionali. Comunque è per avere una opportunità di poter costruire il gioiello, perché è anche vero che lo statuto di SMAT prevede che le quote possono essere solo cedute tra enti pubblici, è anche vero che la modifica che viene lo statuto comporta dei costi notarili. Ci vuole la maggioranza del 75%, di cui il comune ha già il 65%, vado dal notaio, elimino l'articolo e dici che l'azione può succedere a chi voglia, fine alla fiera. Certo. No, a voler essere malizioso uno potrebbe anche metterla così. Tu la vuoi tenere privata, proprio, cioè, no, tu la vuoi tenere privata perché c'hai in testa di fare la mega utility del nord. Bravo. Il giorno che hai fatto la mega utility del nord, che senso ha che tu c'hai tutti i servizi pubblici in una grande multi utility che serve tutto il nord, fuorché l'acqua di Torino? È evidente che l'acqua di Torino va a finire lì dentro, per cui se uno dice alla domanda propria perché tu la vuoi tenere privata e lui non mi risponde, allora dico a quel punto lì faccio malizioso, dico te lo spiego io perché la vuoi tenere privata, perché c'è in testa quella roba lì ed è chiaro che se la logica di fondo è quella, la capisco anch'io che non ci sta a far niente una grande multinazionale di tutto il nord d'Italia, di tutti i servizi pubblici, fuorché SMAT di Torino, ecco quello è come dire, ci arrivano anche bambini, per cui appunto affronti quella domanda proprio e dici bene, allora tu lo vuoi tenere privata perché stai pensando a questa cosa qua, e poi rispondi, insomma, no? Però io lo dici tu, ma giuro lo dirà Tu cominci a dirla. Ma già, l'ha detto fino a pochi mesi fa, perfino ai giornali, adesso sta zitto, con tutte quelle che ha combinato. In azienda privata. E mettiamo caso che in Italia non succeda mai, c'è un amministratore che lo macchia sulle forniture, per il pubblico ministero non può agire l'ufficio, può agire solo su denuncia, perché si tratta di appropriazione indebita, solo su denuncia del presidente, che magari è proprio quello che ruba. Se invece è una società pubblica, il pubblico ministero può agire subito. Questo è un argomento che, insomma, leggendo i giornali di oggi, forse la gente se si vede. Forse. Occasionalmente. Ci sono forse solo due o tre cose da dire. Io farei quelle più di servizio, se vuoi fare la chiusura a te. Cosa? No, faccio due o tre cose di servizio. No. Allora, intanto ringraziamo Oddi e non so se poi vi viene in mente a mezzanotte, un minuto, qualche altra domanda, l'ho chiamato. Mezzanotte lui oramai. Ce n'è l'altro finisce mezzanotte. Mezzanotte è scaduto il tempo, poi c'è a Torino. Stavolta l'abbiamo spremuto e ringraziamo veramente della viva partecipazione in questo punto. Riuscito anche a sboconcellare. Prima cosa, seconda cosa, l'appuntamento di sabato 29 settembre con Antonio Tricarico, ci sono locandine, rimanderemo in vista la comunicazione. Terzo, Beppe ha portato delle compilation offerte, giusto, per il comitato, a fronte di fare cassa attraverso delle offerte libere, definiamo magari una quota minima, che non so, del miglior cantautorato torinese, l'ho già spulciate, quindi chi volesse... Ricordatevi che abbiamo un ricorso con motivazioni aggiunte, quindi chi volesse partecipare a queste altre iniziative, benvenuto, perché Cassa
Martedì ci troviamo per riprendere a pieno ritmo tutto questo, un po' di roba, non lo so, c'è altro, grazie a tutti, è bello ritrovare anche il regionale e a presto.